Buongiorno a tutti. Allora, vi avevo detto che in questo video ci sarebbe stata una notizia bomba, ma a causa di imprevisti vari io e Gabriele non siamo riusciti a girare il video che avevamo in mente. Anche perché, per esempio, a Gabbo hanno di nuovo cambiato gli orari di lavoro per un tot di giorni, infatti sta facendo di nuovo dalle 8:30 del mattino fino alle 17. Di conseguenza, essendo anche un orario di punta quando esce da lavoro, arriva a casa intorno alle 18 e registrare un video a cui teniamo in particolar modo con le facce stanche non ci sembra proprio il caso. Quindi ci stiamo prendendo ancora un paio di giorni per registrare questo video, proprio perché è una cosa importante e non vorremmo tipo essere così con tutta la stanchezza di questo mondo, quindi perdonatemi, ma il prossimo video quasi sicuramente vi diremo questa cosa. Allora, stamattina io sono uscita presto di casa perché sono andata dal medico, in quanto sono 4 giorni che ho malissimo al basso ventre. Ho dei crampi continui per tutta la giornata, non sono in quel periodo del mese, e poi mi sento appesantita e gonfia. E siccome sono un paio di giorni appunto che va avanti, sono andata dal medico. Ovviamente ho elencato i sintomi e mi ha prescritto un'ecografia da fare entro più o meno 7 giorni. Questo perché sicuramente non si tratta di appendicite, sicuramente non si tratta di una ciste, quindi sono cose che abbiamo già escluso. Il punto è che comunque un controllo bisogna fare perché non è, diciamo, tra virgolette, normalissimo avere questi dolori perennemente tutto il giorno per più appunto di un giorno. Quindi devo fare questa ecografia che sicuramente farò da privato, anche perché tramite mutua ci sarà posto solamente dopo aprile e io avrei anche una certa fretta di fare questa ecografia, per cui andrò a farla da privato. Sono un centinaio di euro, però è una cosa che devo fare. Dopodiché, da questa ecografia, se risulta tutto a posto, dovrò poi fare un controllo tramite il consultorio, perché potrebbe essere una piccola infiammazione all'utero, quindi è meglio controllare tutto. Quindi adesso sono tornata a casa, cosa andrò a fare? Ovviamente le cose che faccio tutti i giorni, anche perché non vi nego che ieri sera ero talmente stanca dopo il lavoro, cioè ero talmente stanca dal lavoro, perché ovviamente riprendere a svegliarsi alle 4 del mattino dopo 2 settimane di ferie non è semplice, mi ci devo abituare, e ieri sera sono crollata praticamente alle 9 sul divano con Gabriele vicino e non ho avuto neanche il tempo di fare i piatti perché proprio ero stanchissima. Quindi, oltre a fare i piatti della sera precedente, vado anche a fare tutte quelle cosine che faccio tutti i giorni dopo il lavoro. Beh, ovviamente se stamattina sono andata dal medico, vuol dire che ero di riposo e perciò non ho lavorato. Oggi è il mio giorno di riposo appunto dal lavoro. Ah, e tra l'altro una cosa importantissima che mi avete fatto ricordare in questo momento è che devo compilare il modulo ferie che devo andare poi a consegnare domani, ed è una cosa che devo fare assolutamente perché è super importante. Quindi dopo farò anche questo e niente, quindi faremo un paio di cosine che faccio tutti i giorni proprio perché da quando casa è finita, a maggior ragione, tutti i giorni vado a fare determinate cosine per tenere tutto perfettamente in ordine, perché adesso ogni minima cavolata che sta fuori posto mi dà fastidio e vi devo mostrare le luci LED del nuovo acquario che sono arrivate, così mi dite un attimino anche voi che cosa ne pensate. Dunque, queste sono le nuove lucine che abbiamo preso da Amazon. Come vedete sono due LED e sono comodissime perché hanno la pinza che si può attaccare all'acquario. È una luce, devo ammettere, molto molto forte, infatti l'acquario è super super illuminato. Ci mancherà poi appunto solamente il coperchio che adesso dobbiamo ancora vedere come fare. Tra l'altro, visto che non avevamo un altro termometro, Gabriele ha messo sempre un termometro, però questo qua di solito è quello che usa per rilevare la temperatura a livello del frigorifero, visto e considerato che abbiamo messo il riscaldatore e direi che ha una temperatura perfetta perché deve essere intorno ai 23-24 gradi, quindi direi che la temperatura è ottimale. Cosa ne pensate di queste due lucine? Sono molto più forti rispetto a quelle dell'altro acquario e infatti è più illuminato. Io trovo che sia molto carino anche perché avendo le due lampade così anziché la sbarra, trovo che si possa anche regolare a piacimento i punti in cui si vuole più o meno luce. E niente, questo è quello che abbiamo acquistato su Amazon, ad un costo anche non troppo eccessivo. Altra cosa che voglio mostrarvi è questa piantina che abbiamo messo qui vicino al divano e trovo che ci stia benissimo, così come un'altra cosa è questa pianta che già avrete intuito dal video precedente che abbiamo posizionato qui vicino all'acquario e io trovo che ci stia veramente molto molto bene. Adesso l'altro giorno l'abbiamo annaffiata, solo che con appunto lo spruzzino sono rimaste queste chiazze che onestamente non so se è calcare o meno, comunque le foglie sono abbastanza pulite, dovrò poi magari appunto, come diceva mia nonna, andare a pulirle con un po' di latte, però
è veramente molto bella.
Se vi ricordate, questo mocio l'avevamo preso da Leroy Merlin perché Gabriele trovava molto comodo il fatto di avere due vasche, una con l'acqua pulita e l'altra con l'acqua sporca che andando a strizzare il mocio rimane in questo contenitore, in questo secondo contenitore. Non vi avevo ancora fatto una recensione, per cui adesso ve la faccio. Allora, devo dirvi che all'inizio mi trovavo veramente molto scomoda, anche perché non riuscivo bene a strizzare il mocio da questo lato. Solo successivamente, dopo averlo utilizzato un paio di volte, ho capito che il mocio non va dritto, vedete che non scende, ma va leggermente inclinato affinché appunto il mocio venga strizzato, rilasciando tutta l'acqua sporca all'interno della seconda vaschetta. Una volta capito questo meccanismo, quindi una volta capito anche come strizzare bene il pane in microfibra affinché non goccioli, devo dire che ci ho preso la mano e adesso mi sto trovando bene per tutta una serie di motivazioni. La prima è che comunque avendo queste spazzole nel primo contenitore, diciamo, tutta la sporcizia viene grattata via. Seconda cosa è perché il panno, una volta strizzato, non rimane bagnato ma umido, di conseguenza, i pavimenti si asciugano veramente in tempo zero. Quindi, se all'inizio non mi trovavo granché bene, adesso che ci ho preso la mano utilizzandolo tutti i giorni, ci trovo effettivamente un'utilità pazzesca. È super comodo anche perché si asciuga il pavimento nel giro veramente di pochissimi minuti. L'unica pecca è che ovviamente non va a grattare macchie un po' più aggressive. Quindi per la pulizia di tutti i giorni, dopo che passo l'aspirapolvere, è super comodo e va super bene. Altra cosa che trovo comodissima è che appunto avendo un'asciugatura molto rapida, perché il pavimento rimane umido, quindi viene lavato sì, però non rimane bagnato proprio del mocio classico. Non vengono rilasciate le impronte dei gattini sul pavimento, quindi ho le piastrelle sempre, le mattonelle, scusate, sempre, sempre pulite, senza aloni di zampette o senza impronte comunque sia di quando noi andiamo a camminare sul pavimento dopo che si è asciugato. È stato veramente un acquisto super top, adesso che ho preso bene la mano lo riconosco. La composizione mi piace veramente tanto, mi piace tantissimo questo vaso e mi piace proprio come è venuto. Allora, l'unica cosa che vi devo dire è che questi vasi, ovviamente, non sono dei veri e propri vasi. Che cosa voglio dire? Voglio dire che comunque se dovete comprarli e utilizzarli a livello decorativo, ok, vanno più che bene. Altrimenti, se volete utilizzarli come vasi normali per fiori veri, assolutamente no, perché non sono vasi che trattengono l'acqua. Infatti, non sono sigillati bene con del silicone e tutta l'acqua vi collerebbe da sotto. Ora, l'unica cosa, se devo essere sincera, è che sono indecisa se lasciarla qui o se invece portare la decorazione floreale sulla penisola, visto e considerato che all'interno del soggiorno ci sono già svariate piantine, anche se devo ammettere, non mi sarebbe dispiaciuto un tocco in più di rosa all'interno di tutto questo bianco e grigio. Provo a vedere un attimo come sta sulla penisola, dopodiché penso che prenderò una decisione definitiva quando stasera arriverà Gabriele, perché vorrei avere anche una sua opinione. La proviamo sulla penisola, nel frattempo voi anche datemi la vostra opinione sotto nei commenti, mi raccomando. Non lo so, sono indecisa, non mi dispiace. Però non lo so se sta meglio di qua o in soggiorno.
Perché qua c'è un tocco di colore, di luce, cosa che non c'è perché non abbiamo piante, però sulla tavola del soggiorno stava bene. Non lo so, proviamo a vederla da una prospettiva diversa. Tipo così. Devo dire, non mi fa impazzire. Penso che la lascerò in soggiorno, sono sincera, non lo so. Penso che la lascerò effettivamente in soggiorno. E niente ragazzi, casa è tutto a posto, abbiamo anche realizzato insieme il centrotavola come già vi avevo detto, e anche se non lo so, mi piace il soggiorno, ma allo stesso tempo è come se chiudesse, è come se sia un pezzo di troppo perché ci sono già effettivamente due grandi piante, quindi non lo so, poi piuttosto quando arriva Gabriele vedremo e decideremo insieme. Ad ogni modo, io adesso dovrei anche mangiare qualcosina, tanto c'è sempre l'onnipresente. E tra le altre cose, una cosa che poi dovremo ancora fare è cambiare la tenda grigia, come vi avevo detto, e mettere assolutamente a posto sia le medicine, sapete che ho comprato i contenitori da Teddy, sia finire di mettere a posto all'interno del mobile del soggiorno dove ci sono tutti i bicchieri. Adesso poi con calma, giorno dopo giorno, farò tutto, assolutamente. Tra l'altro mi ha appena scritto Gabriele che domani è di riposo, quindi domani finalmente sarà la volta buona in cui vi registriamo il video della notizia bomba. E niente ragazzi, detto questo per oggi è tutto, noi ci vediamo nel prossimo video, vi lancio un bacione grandissimo, ciao a tutti!